Salve a tutti ragazzi, bentornati con la nostra guida di Spino 2. Oggi ci tocca fare le sfide che a parere mio ritengo le più stressanti e le più madonna santa, guarda, un incubo. Nella Regnate Trilogy di Special, dove a me mi succede quel bug che avete visto che è successo proprio durante il let's play della Regnate, del plasma motor per essere invisibile, qui almeno quello strano bug non c'è, per cui andiamo. Andiamo subito a fare le sfide dell'alchimista e di Hunter, senza perdere tempo. Ehi, tizio, ecco, dai. Comunque l'alchimista è qui. Uno infatti si chiede cosa servono tutti questi plasmatori terrestri senza una pozza di lava vicina. Ho fatto degli esperimenti con questa pozione. Vorrei provarla fuori da qui, ma i plasmatori terrestri non mi fanno uscire facilmente. Mi faresti gentilmente da scorta? Va bene, tanto un'altra scelta. Ammirabile! Tieni i plasmatori terrestri lontano da me e io porterò questa pozione a Hunter. Sì, Hunter e l'alchimista hanno fatto, cioè l'alchimista ha un po' fatto un casino con i piedi di Hunter. Gli ha trasformato i piedi in pietra, infatti era là bloccato nella pietra. No, ecco di nuovo, già comincia a fregarmi. Ma allora, ecco, una cosa che non sopporto di sta missione è che l'alchimista veramente prende per il culo il giocatore. Dicevo, prende veramente per il culo il giocatore. Sembra avvicinarsi a un plasmatore terrestre e poi cambia improvvisamente strada e si avvicina a tutt'altro, intanto facendo perdere tempo. Ecco, vedi? Prima sembrava andare da quel plasmatore terrestre, in realtà no, è qualcosa di incredibile. Vabbè, almeno ha perso tempo a colpire me. Dai. No, 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 fermi! Vai. Aspetta, ora mi ricordo fa finta di andare da questo e poi si gira all'ultimo secondo. Ecco, me lo ricordavo bene. Dai. Perfetto. Ecco, ora dovrebbe portare la pozione senza problemi. Perfetto! È andata al secondo tentativo, vai! Grande! Questa sfera non so come mai ci viene data con inquadratura frontale invece che laterale. Mentre sei qui, ti va di aiutarmi a far fuori quegli ottusi plasmatori terrestri? Sì. Va bene, io lancio una freccia al plasmatore e tu lo colpisci di testa prima che si rialzi. Ricorda, per colpire... Sì, lo so, devi saltare. Dobbiamo prenderli tutti insieme, altrimenti chiameranno tutti i loro amici. Andiamo! Colpisci di testa e va bene, ok, caccia al plasmatore terrestre, il nome di Hunter per una volta prende senso. Vaffanculo, dai. Hunter, dove vai? Fermo! Dove la lancio? Va bene, questo. Adesso dove va? Che Hunter è velocissimo con l'arco! Chi ha colpito? Ah, quello laggiù. Dai. Hunter, questo adesso no, fermati! No, dai, ma era quello lì! Madonna, che sfiga! Ma che sfiga, ci stavo andando! Solo sto drago efficiente sbatte sempre la testa dovunque! Dai! Rifacciamolo su, con un po' più di coordinazione. Allora, adesso spara questo. Dai. Adesso spara questo. Da quale spara? Ok, spara questo qua giù. Dai, ora spara questo. Quale spara? Da quale ha sparato? Questo? No, ma dai, ma lo stavo facendo! Cristo, allora però come dovrei fare? Ma c'è una frazione di secondo veramente. No, ma porca troia, come posso... Scusa, ma... Dai, ma è troppo poco tempo, come devo fare? Mi devi dare un po' più di tempo, non è possibile. E cazzo, sì, ho capito, però dai, ero lì. Vabbè, queste sfide non mi sono mai piaciute, ma per niente proprio. Dai, allora, adesso spara questo, su.
Ora spara quello là lontano. Dai. Ora spara a questo. Dai, ora spara a questo. Spara a questo ora. Vai! Siamo forti. Ecco, volevo dare questa all'alchimista, ma sono un po' arrabbiato con lui in questo momento. C'ha ragione Hunter, caspita. Cazzo, l'alchimista gli aveva promesso di trasformargli le scarpe in oro, che poi le ha perse, ma vabbè. Allora, Colin è frattura livello completato, per cui esci livello. E ora ce ne andiamo a Tundra d'Inverno. Ale, perfetto, vai. Il mio mondo casa preferito di tutta la trilogia di Spiro, proprio. Andiamo. Facciamo prima a raggiungere questa qua fuori, che è pochi passi. Oh, bene ragazzi, le sfide che sono l'incubo più incubo di me per Spiro 2 sono finite. Allora, dov'è? Tundra d'Inverno, eccola qua. Vai. Meno male che mi sono fermato perché stavo per buttarmi a sinistra, poi finivo in foresta d'estate e ciao, si perdeva altro tempo. Comunque, siamo ad appena 6 minuti, possiamo benissimo completare il livello più paradisiaco di sempre. C'ha una soundtrack spettacolare, un'ambientazione spettacolare, Tundra d'Inverno, vai! Allora, dai, facciamo prendere tutto. Ok, colpiamo di sé testa tutti i sassi che contengono gemme e poi c'è il sassone grande che contiene invece una sfera, eccolo qui. Vai, 48 sfere. Ce ne sono 64 in totale. Quindi siamo a buon punto. Sì, ora tutto quello che rimane è qui, in tundra d'inverno, perché pianure d'autunno e foresta d'estate sono state completate, dai. Bella ambientazione, cazzo, che bella ambientazione, quanto mi piace sto livello, però questo mondo, casa, è un peccato che abbia veramente pochissimi livelli, vorrei fosse stato più grande e avesse avuto più livelli. Qua, adesso dove si va? Ah, giusto, qui sotto, che c'è il circuito canyon da aprire. Oh, circuito canyon, l'ultimo circuito e l'ultimo punto abilità, completalo in meno di tempo impossibile pari a una scorreggia, a durata di una scorreggia, vai. Qui 3950 precise. Vai, ricchione! Paghiamoti ancora, dai, su. Un'ultima avventura al circuito, Spiro. Non costa molto. Quanto, 200 gemme, vai. Circuito Canyon, ok. Ah, lì c'è l'ultima sferettina, è vero. Lì c'è l'ultima sferettina da prendere. C'è una sferettina in cima alla cascata da prendere che mi ha fatto un giretto, ma adesso tutto lo facciamo. Dunque andiamo qui dentro, ecco che c'è da prendere alcune gemme. E il professore qua ci dirà che servono delle sfere per aprire il portale, mi ricordo. A volte qui c'è un bug, a me il professore a volte mi ricapita più volte finché non entro nel livello che apro, mi ricompare. Per esempio, se io adesso gli parlo e apro questo portale, poi magari faccio acquitrino, lui ricomparirà di nuovo. Abbia raccolto così tante sfere. Il mio portale tecnologico ti porterà ai templi delle nuvole. Ecco, se io adesso vado ad Acquitrino, ma non entro ai templi delle nuvole, ritornando a Tundra d'Inverno, per essere stato ad Acquitrino, il professore è di nuovo qua, col portale chiuso, e mi rifarà lo stesso discorso di prima e me lo aprirà di nuovo. Non so come mai, ma mistero. Oh, ecco, ci siamo nel castello e qui c'è il super portale, quello che si è visto in tantissime cutscene. E qui c'è Elora con l'arena di Ripto. 40 sfere aprono l'arena di Ripto. Andiamo. Prendiamo tutte le gemme. Arena di Ripto, ecco. Parliamo con Elora. Bene, Spiro. Hai le sfere. La sconfitta di Ripto è vicina, vero? Vero? Beh, comunque buona fortuna. Ripto si trova oltre questa porta. No, la sconfitta di Ripto non è vicina, Cocca, perché... perché c'è ancora un po' di cose da fare qui. E di Ripto ce ne occuperemo tra un bel po' di episodi. Per cui andiamo... Spax. Dai, prendile, insomma, vai. Così.
Arx, non stai facendo un ottimo lavoro, eh? Mo ti licenzio. Allora, ora quante gemme? Vabbè, no, quante gemme, no, sempre 400. Sembrano di più perché il mondo casa è più piccolo. Allora, ecco, c'è una gemmettina, vai. Cogliamo con un po' più di ordine, perché adesso sto andando un po' in ordine sparso. E non va bene, credo. Ah, qui c'è ancora di nuovo il professore che ci chiede ancora altre sfere. Stavolta per Metropolis, mi sembra. Dai. Vedo che hai imparato il valore delle sfere, Spino. Questo cancello funzionerà perfettamente con l'aiuto di una superba collezione di sfere. Ho imparato il valore delle sfere da quando mi avete trascinato qui ad Avalar a forza, vecchio Bakucco. Vai! E adesso andiamocene sulle mura! No, fermi, fermi, fermi tutti. Ah, qui c'è un'altra sfera, vai. Perfetto, 49 sfere. Che i livelli casa! Sono gli unici livelli in cui le sfere si raccolgono così come collezionabili, tipo le gemme, per terra. E non in missioni come gli altri livelli. È strano, le sfere nei mondi casa sono collezionabili così da raccogliere per terra, mentre nei mondi nei livelli normali poi sono ti vengono consegnate. Allora, andiamo qui a nuotare. Prevedo un bel raffreddore per Spiro, vai, in questa acqua marmata. Chissà cosa deve essere gelida. Ah, ok, qui c'è deve essere la sferetta, dai. Perfetto, sfera, sferetta, bella. Sferetta, ok, tutte e tre le sfere. 50! E adesso? Me ne restano ancora 10. Penso sì, 10 gemme. Quando raggiungeremo le 4000, avremo tutte le gemme della casa di Tonno Inverno. Ok, Sparks in. Ah, qui! Non le avevo ancora prese, ma che stupido. Vai, perfetto. Spiro, Ritto è ancora vivo e ci ha chiusi fuori dal castello. E per di più ha rubato il cristallo per il superportale. Se trovi abbastanza sfere, otterrai il cristallo del potere da Ripto e potremo mandarti alle spiagge del drago. D'accordo, questo dialogo non l'avevo fatto sentire, credo. Ma per questo episodio è tutto, ragazzi. Guardiamoci l'intro di Acquitrino e per noi. E poi chiudiamo l'episodio e ci rivediamo alla prossima. Nei mondi della tuta d'inverno. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Scimmia, smettila, tanto non mi prendi. Ci rivediamo alla prossima. Ciao.